Hakuna Matata a tutti quanti, siamo tornati qui con siamo tornati qui post live di MD. Ciao da Nate e da Renny, che stavo per dire. Partiamo, dai. Ragazzi, ma che schede, ragazzi. Ma che schede sono venute fuori. Finalmente la Radeon ha fatto quello che doveva fare. Finalmente, ragazzi, abbiamo una scheda ottima. Allora, adesso andiamo sulla sigla, ma andremo subito a vedere nel dettaglio questa scheda. Partiamo e subito a bomba. Sui suoi punti di forza. Vai. Bene, ragazzi, cosa iniziamo? Allora, prima vediamo il comparto tecnico. L'ho già detto, infatti, quando abbiamo chiuso la live, ho detto subito: Nathan, io me la prendo. Mi prendo una 7000 sicuro. Scusate, che io non tengo di solito, cioè, ma sto invecchiando veramente. Quindi, tutti i miei punti, voglio essere molto preciso, esatto, su questa cosa, e me li sono segnati sul cellulare. Ragazzi, l'ISASU è partita subito a razzo, come al solito. La loro Radeon, la loro AMD è la migliore, quella e quell'altro. Vabbè. Ok, bravo. Come sempre è uscita così. Però partendo subito sulla tecnologia RDNA 3, in questo caso, siamo andati proprio sul cuore della GPU. Esatto. E siamo andati a vedere subito, ci ha fatto vedere subito appunto che la tecnologia è mista. Esatto. 5 nanometri, 6 nanometri. Dove, signore? Allora, i 5 nanometri sul compute die, quindi praticamente il processore effettivo GT. Perché graphic computer die. Compute die, mentre i 6 nanometri mentre invece sulle memory cache die. Questo nuovo tipo di GPU andrà, non sarà più monolitica come è stato con i precedenti processori delle schede video, ma sarà chiplet. L'architettura monolitica è praticamente che tu vai a piazzare tutti i componenti uno sopra l'altro, mentre sì, il chiplet vai a usare tutto il die per poter fare tutto quanto. Perché questo, ragazzi? Perché appunto siamo andati a 5 nanometri e quindi ci sono ben 58 miliardi di transistor all'interno, esatto, della GPU, che ricordo comunque è sempre inferiore alla 4090. 4090 è un'altra fascia, 76 miliardi di transistor, un po' di meno, ma ripetiamo, lo diciamo sempre, meno non vuol dire peggio, esatto, attenzione. Soprattutto perché Nvidia ha fatto tutto su 5 nanometri. Mi è piaciuto perché sono stati abbastanza realistici con i dati. Hanno detto un 54% in più confronto all'RDNA 2. Esatto, comunque, cosa molto importante, perché tutta la presentazione l'hanno fatta in confronto alla precedente generazione. Bravissimo. E non contro gli avversari, possiamo definirli così. Beh, contro... c'è stato un momento dove c'è stato un po' di presa per il culo. Per quello sì, quello sì, ne parliamo più avanti. Questo nuovo fattore produzione da 5 nanometri barra 6 permette comunque un 165% di più del transistor confronto alla vecchia generazione. Esatto. Quindi il materiale ne ha messo molto infatti, di più. Infatti, c'è una slide che ha per millimetro quadrato. Scusate. Esatto, per millimetro quadrato. Comunque, è stato il focus per la Radeon è stato proprio sulla performance per watt. Mm-hmm. Quindi hanno puntato molto, sempre ripetuto questa cosa qua, performance per watt. E dopo l'ISASU è partito subito l'ingegnere, quello un po' più tecnico, quello che va appunto a parlare proprio delle specifiche hardware della GPU. E la cosa che ha mostrato subito è il miglioramento del bandwidth della scheda. Infatti, grazie alla Infinity Cache, aiuta a portare a 2.7 il bandwidth, portandolo ben a 5.3 terabyte al secondo. Tanta 2.7 roba. Per il confronto sempre alla radio. Ragazzi, 6000. Perché cosa serve? Ricordo, il bandwidth serve molto, serve anche per il gioco, ma serve anche per chi fa creazione, cioè produttività. Esatto. Ma proprio lato creativo, comunque, quindi. Ho detto anch'io, non stanno tagliando. Niente, no, non stanno tagliando. La costa, stai attento, la costa veramente. Infatti devo fare un'assicurazione, sai, quella cosa qua. Buonasera. Ok, ciao. Il ray tracing, ragazzi, parliamo, esatto, subito del ray tracing. Esatto. Come andà? Che dati ci ha dato? Allora, partendo per quanto riguarda sempre all'interno di quando hanno fatto l'analisi del DAI, praticamente hanno detto che non sono riusciti a inserire un nuovo processore per quanto riguarda il ray tracing, quindi un processore RT che dà il 50% in più di performance per quanto riguarda questo lato qua del gaming. Poi hanno anche parlato per quanto riguarda del nuovo ingresso del tipo di encodec, quindi si sono anche loro interfacciati con quanto riguarda OBS, tutti quanti i programmi streaming e soprattutto per la produttività, infatti inserendo
in teoria c'era già da tempo la V1, questo famosissimo tipo di encoder, per quanto riguarda la velocizzare, come ho spiegato anche nella live, la decompressione e compressione del video e anche la trasformazione di televideo quando si va a rasterizzare o a l'encoder, ragazzi, non è nient'altro che trasformare una cosa in un'altra, l'encoder e riportarla indietro, diciamo. Esatto. E questo nuovo, appunto, questa tecnologia è stata anche testata a 8K, sempre 60 fps. Yes, esatto, bisogna un attimo vedere, perché poi io queste schede sono state, infatti ne hanno parlato poi successivamente anche nella live che hanno fatto, che praticamente è principalmente puntata per streamer. Bravo. E attualmente Twitch o altre piattaforme di streaming ti raggiungono in 1080p, perché i server che c'hanno non vanno così quanta potenza per andare in streaming in 8K. E finalmente arrivano sti badge, poi arriva il vero game, cioè anche con la maglietta RDNA 3, eccolo lì finalmente, perché bomberone, sicuramente giusto, perché quello che ha parlato più dell'aspetto tecnico deve essere un ingegnere un po' più impostato, un po' più serio, quello là, questo qua è partito a razzo, ehi gamers, tutto quanto, quindi è giusto. Esatto. E subito è partito con i primi bench, stiamo parlando della 7900 XT, eh? XTX. XTX, bravo. Quindi è la top di gamma. E il confronto, attuale, come ha detto prima Renny, non viene fatta con la rivale, ma con la precedente, ovvero la 7950 XT. XT, bravo. Subito tre giochi. MV2, Watch Dogs e l'altro Cyberpunk 2077. Realisticamente, ricordatevi quello che ho detto prima, 54%, che punti ha fatto 1.5 e 1.7 massimo. Esatto, lì, dove 1.7 è su Cyberpunk. Stiamo in che preset? 4K raster, ok? Non ray tracing attivo. Poi, andando avanti, dopo i primi tre giochi che hanno presentato, che erano quelli che dove zoppicavano un pochettino l'anno scorso, anzi con la generazione passata, hanno fatto vedere gli altri giochi che sono stati il Resident Evil 8, Metro Exodus e Doom Eternal. Anche lì si sono testati con l'1.5 per nei primi due giochi e 1.6. Quindi, i primi tre giochi che hanno presentato erano in Rust, mentre per quanto riguarda gli altri tre giochi, l'1.5 per sono stati con il Ray Tracing attivato. Vabbè ragazzi, dopo finalmente sono arrivate queste schede e l'ha uscito molto belle, piccole, molto compatte. Mm-hmm. Giustamente, secondo me sono fatte bene. La 7900 XTX, certo che il nome, io continuo a dirlo, porco cazzo, un nome più facile, no? Ma secondo me è facile, XTX non è facile. 24 giga GDDR6 sull'attuale mia ammiraglia, sì, la XTX, sto parlando di quella. 2.3 GHz di clock, c'ha un TDP di 355 watt, quindi 100 watt in meno della top, esatto, della di gamma, Nvidia, sì. Mentre la 7900 XT, alla fine sono uguali, una è un po' più boostata, ragazzi, come al solito. Quella va a 2 GHz, la più piccola, 20 GB di memoria, sempre GDDR6, e 300 watt di TDP. Infatti un po' quello che mi ha fatto storcere durante la live era che non hanno messo il 6X come GDDR6X, sì, cioè i nuovi tipi di memoria, però questo ha comportato anche meno consumo di corrente. Bravo. Molto importante. Perché? Riscalda meno. Certo. È per quello che sono? Ma quello di riscaldare lo dobbiamo vederlo, perché è vero che sono meno, hanno un TDP meno più basso, energivore, ma sono anche molto più piccole, ragazzi, stiamo parlando di 2,5 slot. Esatto. Per le founders, io le chiamo, esatto, founders, non sono founders, non sono founders. E per quanto riguarda le dimensioni, non siamo con la mostruosità che ha presentato la Casa Verde, sì, no, 3,5-4 slot. Infatti abbiamo, come accennato prima, 2,5 slot per quanto riguarda lo spessore della scheda. Le dimensioni rispetto a quelle della generazione scorsa è di 1,1 cm più lungo, quindi passando da 27,6 a 28,7. Tornando invece comunque poi al nuovo miglioramento che hanno fatto, parliamo di una cosa che hanno flexato, cioè quello, se sono messi a dire così, hanno pompato, hanno fatto la DAV, quello che volete, hanno un po' perculato il media, perché non hanno, cioè loro sono rimasti ancora, parlo della Team Red, sono rimasti ancora con i connettori da 8 pin, un doppio connettore da 8 pin, e poi hanno anche annunciato finalmente, cosa che era già uscito all'inizio di quest'anno, le DisplayPort 2.1, che hanno montato su queste nuove GPU Radeon
mentre sulla casa verde no. Cioè, dire una cosa, hanno implementato anche la Type-C sulla scheda, eh? Esatto. Questo. Però non so se l'hai notato, ma sull'uscita delle, cioè sul bracket, chiamiamolo così, sì, cioè praticamente dove si va ad attaccare il nostro case per sorreggersi la scheda video, non ha sbocchi dell'area. Visto che è tutto un blocco unico, non ho fatto caso. Sinceramente, non ho fatto caso. Poi hanno cominciato a fare, a tirare fuori anche i bench in QHD. Che ragazzi, io continuo a dirlo, secondo me è la risoluzione ottimale. Perché è ottimale? Perché comunque sia i 4K ad alta frequenza, soprattutto monitor, costicchiano ancora un po'. Esatto. E lo dice uno. Iniziano a calare, ma che li sta cercando. Esatto. Cominciano a calare fino a un certo punto. Questi quattro giochi li ha testati in QHD, attivando l'FSR e con una risoluzione, un refresh alto. Apex raggiunto i 300 fps, esatto. Forza Horizon 127, Overwatch 600 e 833 Valorant, che vabbè. Valorant è un po' come League of Legends, ecco. Gira solito sta pane. Poi abbiamo altri giochi sempre in 4K, stavolta in 4K. Infatti c'è da dire anche che se voi andate a vedere i grafici che ha fatto AMD, hanno una fascia rossa e poi una fascettina un pochettino sbiadita per dire guardate che attivando l'FSR, quello che ha spiegato prima Nathan, andate a fare più FPS. Che cos'è l'FSR? Praticamente il downscaling, cioè praticamente prendere la risoluzione nativa con cui volete giocare, abbassarla e poi ricostruirla con l'intelligenza artificiale a quello che voi volete effettivamente. Quindi sarà principalmente puntato a scaglioni, possiamo definirla così. Quello che è in primo piano si vede in 4K e man mano va ad abbassare la risoluzione per poter c'era pesare di meno. C'era un video famoso su questa cosa, esatto, che della controparte che faceva ben capire questa cosa qua con il DLSS, come funzionava il DLSS. L'FSR è più o meno la stessa cosa. Infatti se voi andate a vedere in tutti i video, che siano presentazioni del team red che del team green, o anche del team blu, ricordo anche il team blu, quindi parliamo di Intel, vanno a zoomare tantissimo il personaggio principale che avete davanti, non vanno a zoomare il dettaglio che si trova distante 50 km. Hanno provato Hitman 3 con l'FSR attivo, sono andati a superare 240 Hz fino a 275 in alta risoluzione, ragazzi, 4K e alta risoluzione, che poi viene il gioco che lui sta progettando e che avete che sicuramente si è capito anche dai precedenti video, il simulatore sta venendo fuori. Formula 1, ragazzi, se veramente fa questi valori, esatto, mamma mia, esatto, prova. Io spero che sia così, Poi comunque parlando 4K. Poi anche di Modern Warfare 306 fps con l'FSR, Formula 1 22 353 fps, cioè qui è la saga degli fps sparati su, ragazzi, qui Apex Legends 295 in 4K quando prima in quota HD ha registrato 300, uguale. Quindi giocare in quel gioco in 4K o in QHD è uguale. Esatto. Poi abbiamo Overwatch 2 355 e infine abbiamo Valorant che da 883 è sceso a 704, 4K Valorant, cioè cacchio, tanta roba. Poi passando dal 4K e lo dice anche, lo dice Mister RDNA3, che adesso non mi ricordo il nome. Noi non diciamo che si può fare, ma se volete lo potete mettere l'8K a 60 Hz, e quindi hanno iniziato a flexare come nella serie 3000 di Nvidia, hanno iniziato a dire abbiamo l'8K, lo potete mettere, ce l'abbiamo. Vabbè. Però successivamente ne parleremo. Questo 8K ultra wide, cos'è l'ultra wide? Non è altro che un allungamento come il 21 noni, esatto, il monitor allungato, esatto. Pertanto, con l'8K ultra wide, con... Non ci ho mai pensato di giocare ad Assassin's Creed ultra wide, perché sarebbe carino, bellino. Sì. Comunque, parlando di Death Stranding in ultra wide, abbiamo, attivando l'FSR, 144 fps, mentre con Code 190 fps. Parlando invece dell'8K, in teoria quello effettivo, quindi 4 volte 4K, stiamo parlando di Uncharted 73 fps, sempre con l'FSR attivo, perché se, come vi ho detto prima... abbiamo due barrettine differenti e il Valhalla invece 96 fps. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, se è vera, lo continuo a dire, perché 8K a 60 Hz, ragazzi, io continuo a dirlo. Puntate al 4K, cioè chiudiamo il 4K. Cioè, però occhio, 8K con l'FSR, sempre l'FSR. Certo. È giusto, ragazzi, io continuo a dirlo, è giusto abilitare queste tecnologie. Se ci sono, ci sono, e se ti mandano in booster in Formula 1 ho attivato i DLSS performance, non quality,
Perché? Perché io voglio giocare in 4K ad alta, con tutto ray tracing attivo, ma per aiutare con una 3070 Ti, avendo avuto in mano la 3070 Ti, devo per forza andare a... Ovvio che mi piacerebbe avere tutto qualità alta, DLSS in quality, tutti i ray tracing attivi, ultra preset, però dovete cercare di un po' giocare sulle impostazioni del gioco. È vero, questo dovete, è vero, sempre stare lì, è quello il gioco. E finalmente, ragazzi, siamo arrivati al ray tracing, il performance in ray tracing. Hanno testato questi tre giochi con un preset alto in 4K sempre e attivando sempre l'FSR. Hanno fatto il paragone con la 6950. Cyberpunk 2077 ha fatto registrare 62 fps contro i 42 della 6950. E qua ribadisco che siamo inerenti all'1.5x detto all'inizio. L'altro non riesco mai a dirlo, dirò te. Daylight 2. Daylight 2, 72 contro 39. Siamo qua siamo quasi a raddoppiare. Infine abbiamo Hitman, che è 89, Hitman 3, che è 89 contro 57. E anche qua si ritorna quasi al 50%. Sì. Invece, portandoci quasi a termine della presentazione delle schede video, sono passati a annunciare quello che verrà nel 2023. Con Unreal 5 hanno fatto vedere già più o meno un benchmark su questo nuovo software per fare grafica, gaming, tutto quanto il resto, quindi produttività, ma anche movie, esatto, i movie, esatto, proprio cinematografico. Hanno fatto vedere che facevano 60 fps in 4K con l'FSR 2.1 e hanno fatto il cambio 3.0, hanno raddoppiato da 60 a 120 fps. Quindi hanno già annunciato che nel 2023 arriverà questo FSR 3.0. bisognerà vedere ancora su quali schede. Secondo me è FSR 3, se dobbiamo essere precisi, no? 3.0, sì. Cioè lo chiamano 3, anche il 2, il 2 c'ha il 2 e il 2.1. Guarda che mi hai cazziato che dicevo sempre 3.0, 2.0 e 2. No, questo è 3, il DLSS. Il DLSS. Ormai ha copiato. Dici? Eh sì, perché non ha messo 3.0? L'hai presa? Andiamo. La tagliamo perché l'ho ammazzata. No, no, è viva. Non la tagliamo. Allora. Non la tagliamo. No, ha fatto tagli sal. Comunque, va bene. Quindi hanno presentato l'FSR 3, che verrà nel 2023. Non si sa ancora per quali modelli di schede video. Questo non l'hanno annunciato. E finalmente, ragazzi, alla fine ci siamo. Con i prezzi, ragazzi. Eccoli. 899 US dollari per la 7900 XT, e quindi quella da 20 giga. Bravissimo. E quel per la sorella maggiore, la XTX, 999 dollari. Allora, c'è da promettere una cosa, come dice il caro Renny. Aspettiamo il 13 dicembre, mi sembra, sì, giusto? Sì, esatto, che è la data di lancio delle schede video. Io prevedo una cifra, secondo me, giusta per la XTX. In Italia parliamo. Stiamo parlando di qua. 1300 euro. Secondo me, se stiamo sui 1300 è giusto come, esatto, prezzo. Anch'io sono pienamente d'accordo, però secondo me venderanno 1400-1500. Dici? Sì. Quindi siamo, se riusciamo a stare sui 1300 e 1200 la più piccola, o 1150 anche, esatto, ragazzi, è una scheda veramente da controllare. E adesso nelle nostre riflessioni, chissà che prezzi avranno le sorelle minori. Esatto, quindi parliamo della serie 70, 60, secondo me si fermano a 60. 80. Ah, è vero, 80, 70, 60. Quella che sarà molto appetibile, secondo me, l'80. Esatto. Perché l'80, secondo me, se siamo sui 1300/1200/1300, 80 e 70 devono stare per forza, secondo me, sotto i 1000. 700, 900 probabilmente. Magari 800, 990 saranno, sì. 790, 800, 1000 saranno. Sì. E quindi... Poi dobbiamo vedere bene se le tecnologie di queste fasce enthusiast verranno replicate anche per le fasce medie. Ma fino adesso ho sempre fatto così. Speriamo. AMD. Per quelle, a detta loro, molto economiche. Vedi l'anno scorso la 6400, la 6500. Beh, ok. Però già a partire dalla 6600 avevano le tecnologie delle fasce alte. Secondo me stavolta AMD forse ha centrato. Ha centrato, ragazzi. E non dico che ci saranno magari come ha fatto il Ryzen, il superamento con fronte all'Nvidia, perché ricordo che Intel
Sì, scusami, Ryzen che ha fatto contro Intel. In questo caso la Radeon ha capito che deve stare in una fascia di prezzo, una fascia di clienti, piuttosto che le Nvidia sono quelle più toste. Cioè non vuole fare l'errore che ha fatto l'anno scorso con la precedente generazione, perché se voi andate a vedere la precedente, quando hanno presentato la 6900, hanno sparato la 6900 XT, scusatemi, ha sparato subito il prezzo di $1200, se non ricordo male, che era $300 in meno rispetto alla 3090, che andava nettamente meno rispetto alla 3090, capito. Era quasi a pari a una 3080. Io credo che comunque un pochettino abbia capito qualcosa da Intel, sì, esatto. Perché io la vedo così, Intel fascia bassa, prenderà il mercato alla fascia bassa se ce la farà. Con le schede video parliamo, eh. Radeon fascia medio-alta, Nvidia fascia alta enthusiast. Infatti. Queste sono, secondo me hanno capito che devono dividersi un po' il parco clienti. Esatto, quello. Anche perché normalmente Nvidia in tutte le presentazioni faceva sempre il modello 70, il modello 80 e il modello 90. Quest'anno hanno fatto solo il modello 80 e il modello 90. Certo, finalmente ragazzi, perché cosa vuol dire? Che questa competizione aiuterà tutti, avremo delle schede magari un pochettino più basse. Cioè adesso Nvidia dovrebbe cominciare a vedere un po', dice ok, rivediamo un po' i prezzi soprattutto dall'80 e anche della futura 70, che credo che arriverà nei primi del 2023. Sì, insomma, anche lei, no? Esatto. Quindi dovrà rivedere anche i suoi prezzi. La 90 ovvio potrà tenerla sempre alta perché ragazzi è la scheda dei prosumer. Ok, ma 70-80 dovrebbe cominciare a dire ok, se no perdo tanto mercato la Radeon. E infatti io ragazzi prima di questa presentazione io sinceramente ero propenso per una 4080 4080 no una 3080 3080 sono un poveraccio. Io la prendo, bisogna vedere solo che modello prendere, perché se esce anche lì una Gigabyte Vision della 7000 ci sta, quello sì, è vero. Ci sta, certo. Però la Gigabyte Vision momentaneamente quel che so, bisogna solo vedere, ha fatto solo Nvidia, certo. Non ha fatto anche per l'RX. Vediamo. C'è da dire questo, che escono il 13 dicembre, esatto, però di solito escono subito le custom per le Radeon, quindi potremmo vedere qualche modello interessante. Nota dolente, sì? Nella presentazione, che tipo di attacco hanno? Sono GDDR5, visto che tutta la piattaforma AMD con il 9 processore e non l'hanno detto, 7, è vero, monta su obbligatoriamente le DDR5 PCI 5.0 per quanto riguarda il non l'hanno detto, esatto. Magari spoilerando andiamo a cercare un po' sul web e vedremo se c'è, perché non l'hanno detto, non è stato proprio minimamente annunciato. Se tu mi presenti una scheda madre che apri DDR5 dici sì, perché secondo me poi verrà fuori la 7950 XT con la Gen 5, potrebbe essere e quindi dopo di conseguenza si tengono ancora un po' di colpi nella saccoccia. Sicuro. Buona ragazzi, io direi, io sono contento, finalmente la presentazione AMD mi ha dato soddisfazione, ragazzi. È stata bella. Siamo andati a vedere anche un po' altri youtuber americani e qui che lì tutti al prezzo sono esplosi. Sì. Tutti sono esplosi. Ha fatto veramente, non hanno sbagliato nulla, proprio nulla. Mm-hmm. Hanno capito questa è la nostra posizione e dobbiamo dare questi prezzi a queste schede. Secondo me hanno fatto veramente la cosa giusta. È inutile seguire Nvidia. Magari ci arriveranno, la supereranno, chi lo sa. Come però in questo momento andate con i vostri momenti, diciamo, fate le cose, ma tenete i prezzi giusti, se no non avete il mercato, ragazzi. Esatto. E adesso l'ho capito e hanno forse già due prossimi clienti. Esatto. Va bene, ragazzi. Dai, mi raccomando, iscrivetevi, mettete il like, è caduto qualcosa, il microfono perché batto troppo sul tavolo. Okay. Mettete like, iscrivetevi al canale, condividete il video, attivate la campanella e commentate principalmente. Bravissimo, commentate che siamo piccoli ma vogliamo sempre... Cioè, infatti siamo riusciti finalmente a condividere il canale, quindi anche io posso rispondere. Ok, bravo. Ciao ragazzi! Ciao, al prossimo video!